Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un solo Money Glitch. Come avete visto ragazzi anche dall'auto che era in fondo appena ho iniziato il video, siamo nella 1.43 e questo è un solo Money Glitch che stavo riprovando e riprovando vari glitch e mi sono accorto che questo glitch funzionava ragazzi. Allora, per quelli di Xbox One dovranno avere la modalità di puntamento manuale e tutte le attività visibili in mappa, come vi ho fatto vedere, e in più dovranno avere diciamo una LG RH8, una o più LG RH8 in un garage qualsiasi. Io adesso qui diciamo vado a comprare un altro appartamento all'Eclipse Tower, perché comunque quello che ho non contiene LG RH8 e quindi vado a comprare un nuovo appartamento all'Eclipse Tower e ci metterò dentro una LG RH8. Quindi datemi un attimo di tempo e vi faccio capire bene che cosa dobbiamo fare. Allora, a questo punto lo sostituiamo con questo e abbiamo il nostro appartamento all'Eclipse Tower. Andiamo a vedere se c'è una LG RH8 dentro all'appartamento e vediamo. Come vedete ho anche una LG RH8, quindi è tutto perfetto, è tutto pronto. Allora, che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto entriamo nella Vanguard, ci prepariamo un'attività ragazzi, un'attività recente come quella che ho preparato io, e ci dirigiamo verso la porta della Vanguard. Schiacciamo per entrare, doppio tasto PS, schiacciamo sull'attività e poi facciamo esci ragazzi, dopo di che ci troveremo qui buggati. L'unica cosa che dobbiamo fare è aprire la mappa e unirci a un'attività vicino al garage dove abbiamo la nostra LG RH8 o le nostre LG RH8. Come vedete diventerà tutto bianco, se vi chiederà di diventare l'host diventate host, diventerà tutto bianco. Una volta che siete qui dentro ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete unirvi ad un amico che ha una modalità di puntamento diversa. Non serve che sia un amico specifico, basta un amico qualunque, potete entrare anche in una community e aspettate il caricamento ragazzi. Una volta che c'è il caricamento accettate il primo messaggio, rifiutate il secondo, entrate nell'Eclipse Tower o nel vostro garage dove avete le auto. Come vedete siamo buggati ragazzi, io adesso vado a prendere questa LG RH8, vedete la targa, e a questo punto acceleriamo con retromarcia e ci farà lo spawn ragazzi alla base operativa. Dopodiché entreremo nella base operativa e sostituiremo l'auto, la LG con cui stiamo entrando, con l'auto che vogliamo duplicare, o meglio la LG retro custom. Allora ragazzi, io qui lo faccio con l'auto del nuovo DLC per farvi vedere proprio che il glitch funziona, però non lo fate con le auto del nuovo DLC, a meno che magari volete vendere l'originale e tenere il clone. Come vedete io vado a sostituire questa auto, adesso vado nel punto azzurro e vi faccio vedere che cosa è accaduto. Non so perché questo glitch ragazzi è ancora funzionante, vedete l'auto è una LG RH8. Io stavo provando e molto probabilmente Rockstar con i nuovi fix che ha messo ha annullato i fix vecchi, come succede ogni tanto. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere l'auto che vogliamo duplicare, che in questo caso non è più questa auto qui ma è una LG RH8, vedete la targa ragazzi? Non appena esco fuori la targa cambierà. La targa è cambiata, tutto ciò che ci resta da fare è chiamare il centro operativo mobile
I keep my finger on the trigger cause some nigga tryna kill me. Una volta chiamato il nostro centro operativo mobile, entreremo nel nostro centro operativo mobile. Io in questo caso dentro al centro operativo mobile ho una LG RH8 e usciremo dal centro operativo mobile. Allora ragazzi, a me, siccome ho l'account buggatissimo, non so perché, forse con i vari glitch che sto provando, mi fa spawnare in centro città anche con il secondo personaggio ora. Prima me lo faceva solo col primo, però è un bene perché adesso andiamo direttamente all'Eclipse Tower e vi faccio vedere l'auto. Entriamo nel garage, ci darà garage pieno. Io adesso vado a sostituire con un'auto alla cazzo, questa qui, la Buchaner. E come vedete ragazzi, abbiamo le due auto, quelle nuove del nuovo DLC. Detto questo ragazzi, approfittate di questo glitch perché non so quanto ancora resterà. Speriamo che Rockstar non se ne accorga. Un saluto a tutti, al prossimo video.